I volontari dello IOR sono persone comuni che gratuitamente mettono il loro tempo a disposizione dei pazienti oncologici. Sono persone che più di altri devono essere forti per servire chi di quella forza ha bisogno. Lo IOR fa un importantissimo servizio in tutta l'Emilia-Romagna, ma com'è essere volontario? Dunque, volontari si diventa quando si ha già una certa predisposizione, nel senso che io non solo quando sono andato in pensione, anche prima cercavo di, nel tempo libero di fare qualcosa per il prossimo. Andato in pensione, dapprima mi sono iscritto alla CEF, che è una cooperativa che segue i ragazzi disabili. E poi dopo, apparso sul giornale un articolo in cui si chiedeva a chi fosse disponibile di partecipare a un gruppo di volontari per l'accompagnamento dei pazienti alle varie strutture per le radio e chemioterapie. Ho aderito subito, volentieri, perché mi piace anche guidare, e così sono entrato a far parte di questo gruppetto che attualmente consta di 10 persone. Mi hanno nominato coordinatore e io ho accettato volentieri e mi occupo appunto di contattare le persone che fanno una richiesta di aiuto, insomma, di accompagnamento, le vado a trovare a casa, faccio firmare a loro un foglio per la responsabilità civile, facciamo due chiacchiere e poi dopo stabiliamo gli orari e i turni di accompagnamento. Questo servizio è possibile solo grazie alla presenza di volontari disponibilissimi, perché io telefono la sera e dico: domani c'è da fare questo viaggio. 90% ricevo una risposta positiva, 10% negativa perché ci sono le malattie, i problemi in famiglia. Io cosa faccio? Telefono al successivo. Insomma, finora non ho mai avuto nessunissimo problema di trovare persone disponibili all'accompagnamento. Qual è la difficoltà maggiore di fare il volontario con dei pazienti che obiettivamente non sono pazienti normali? Ecco, i pazienti che accompagniamo sono diversissimi. C'è la persona che la prende sul ridere, che ci scherza sopra, c'è la persona che va in depressione, che non apre bocca. Noi cerchiamo, nel limite del possibile, di instaurare un colloquio senza minimamente forzare. Se vediamo che uno non ha voglia di parlare, stiamo zitti. Ma io vedo che nella maggioranza dei casi la gente ha un gran bisogno di parlare, di raccontare i propri problemi, di sfogarsi. Noi ascoltiamo, possiamo dare qualche consiglio. Anche lei è volontario IOR, come mai? Ma sì, io sono volontario IOR da 7-8 anni, cioè da quando sono andato praticamente in pensione, trovandomi tempo libero e una certa predisposizione per essere di aiuto al prossimo, agli altri, avendo trovato su un settimanale locale un invito a presentarsi per portare a fare terapia a questi malati, ho deciso di aderire e adesso a posteriori dico con soddisfazione sicuramente perché al di là dell'aiuto che si dà si riceve anche, si riceve tanto perché queste persone fanno capire quanto sia importante l'aiuto che si dà a loro, ma da parte nostra riusciamo a percepire come queste persone siano forti e cerchino di superare situazioni che non sono facili. C'è una storia in particolare a cui è legato? Ma storie, cioè noi abbiamo, è un paziente oncologico, è un paziente che si mostra in modi completamente diversi. La persona appunto che casomai cade in depressione assoluta. Ed è capitato appunto un caso di questo genere, di una persona che non riuscì, non parlava, lo portavamo a Ravenna a fare questa terapia, la radio, e non mai sentita la sua voce. Poi ha avuto un periodo che è stato assente, dopo 15-20 giorni ha ripreso questa terapia, persona completamente trasformata, non taceva un attimo. Partecipava alla conversazione, fomentava discorsi, una persona trasformata assolutamente. E noi appunto ci troviamo abbastanza spesso con pazienti e soprattutto quando sono in gruppo, perché
ne portiamo anche 4, solidarizzano fra di loro e direi che è anche un piacere sentirli parlare perché hanno bisogno di comunicare, forse al di là di quella che è l'ambiente solito, familiare. Web TV.